dibattito aperto da anni, nelle precedenti legislature erano stati presentati diversi progetti di legge, ma non hanno mai avuto un approdo. Noi vogliamo disegnare con questo progetto di legge un percorso che accompagni i nostri bambini fin dalla scuola materna per accompagnarli poi fino all'ultimo grado della secondaria di secondo grado. Il progetto di legge che abbiamo elaborato alla Camera insieme al collega Centemero e che abbiamo condiviso anche con gli alleati di governo, che tramite la senatrice Floridia hanno presentato un analogo progetto al Senato, prenderà l'avvio nella settima Commissione Cultura della Camera i primi giorni di gennaio. Il contesto ovviamente in cui andiamo a proporre questo progetto di legge non è semplicissimo. La cronaca ci restituisce solo nelle ultime settimane le immagini di una scuola dove gli insegnanti vengono colpiti dal lancio di sedie, dove studenti di 14 anni vengono accoltellati sulla rampa delle scale degli istituti, dove i genitori che vengono richiamati al rispetto dell'ordine ricevono degli sputi in faccia, come è successo in una scuola di Varese, o un recentissimo caso a Milano, dove un tredicenne viene costretto a rubare l'oro di famiglia per pagare i buchi della classe. Il Global Teacher Status Index recentemente ha valutato la reputazione sociale degli insegnanti dalle elementari alle superiori e l'Italia purtroppo è il 33° posto su 35 stati analizzati. Il 16% degli italiani intervistati ritiene che gli alunni non rispettino i propri insegnanti. Sulla condivisione politica del progetto di legge credo non ci siamo dubbi. Ci sono progetti di legge depositati da parte del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, era un punto programmatico di Forza Italia. Recentemente ANCI sta raccogliendo in tutti i comuni d'Italia delle firme per un'iniziativa analoga di Iniziativa Popolare. Anticipando che noi accoglieremo nell'iter legislativo tutte le migliori sollecitazioni, solo a nostra cronaca sottolineo che la proposta di ANCI è stata depositata in Cassazione il 14 giugno, mentre la nostra iniziativa era stata annunciata dal ministro Salvini a febbraio in campagna elettorale, è stata elaborata ad aprile e depositata ufficialmente alla Camera il 1 giugno di quest'anno. Quali sono i punti fondamentali? Poi si soffermerà anche ovviamente il ministro Cussetti. Vogliamo appunto un percorso che accompagni i bambini fin dalla scuola materna. A partire dalla primaria ci saranno 33 ore obbligatorie modulabili nel rispetto dell'autonomia scolastica con valutazione dal terzo anno della secondaria di primo grado. L'educazione civica diventa materia di colloquio in occasione dell'esame di terza media e di maturità. Avrà inoltre una valutazione con certificazione di competenze soft skills in terza media e al secondo anno delle superiori. Prevediamo uno stanziamento non inferiore a 1 milione di euro per premiare le best practices che già attualmente ci sono ma non sono strutturate, che vanno da Riva del Garda alla punta della Sicilia, quindi 1 milione di euro con un'iniziativa che sarà poi celebrata in occasione del 2 giugno. Rafforzeremo il patto scuola-famiglia con due momenti dedicati, quasi obbligatori, che coinvolgono nella formazione genitori, studenti e docenti. Le materie poi del colloquio verranno anche definite con un accordo di governo con la Terre Alte, poi ovviamente il ministro che lo stia già lavorando con una serie di protocolli. Come dicevo e concludo, questa è una buona notizia, era un atto dovuto nei confronti del Paese, ma soprattutto è un attestato di fiducia, perché noi crediamo nell'istituzione scolastica, crediamo nei nostri docenti e crediamo ovviamente nei nostri ragazzi e nei nostri bambini. Grazie. C'è un'altra questione per la quale devo ringraziare molto il Ministero dell'Istruzione e anche la sensibilità che il Ministro Bonitari ha sempre avuto, che riguarda Alice, la lingua dei segni. Come vedete abbiamo fatto un interprete qui con noi, perché in collaborazione con
Ministero della Solidarietà e dell'Istruzione, si è firmato un protocollo che vuole fare in modo di avere degli insegnanti di sostegno proprio per i bambini che hanno problemi di sordità gravi e poter fare in modo che anche questi bambini possano evitare di essere discriminati, purtroppo come è accaduto negli ultimi anni. È un protocollo che credo possa servire anche come educazione civica in un certo qual modo, perché comunque il fatto di capire che ci sono degli altri bambini che possono avere dei problemi, il fatto di poter integrare in tutti i modi, comunque un modo di integrazione, e questo va anche nel percorso del fatto che la LIS, tra la lingua dei segni, tra poco verrà ufficialmente riconosciuta, purtroppo come sapete l'Italia è l'ultimo paese a livello europeo per quanto riguarda il riconoscimento della lingua dei segni, quindi verrà breve riconosciuta, e questo è sicuramente un passo in avanti anche dal punto di vista civile per questo paese. Quindi ringrazio il Ministro dell'Istruzione per la disponibilità e ringrazio la Presidente dell'Italia perché più di una volta ha sollecitato e ha spinto riguardo a questo progetto. Grazie. Buongiorno a tutti, io mi aggiungo anche quelle che sono le motivazioni che ci hanno spinto, oltre che i casi che è stato segnalato, e ringrazio nuovamente il premio Martino Sardini, il ministro Fontana, l'onorevole Capitani, ma anche il Silvio Centena, perché è stato fatto un bel lavoro di squadra. E vorrei soffermarmi su quello che è il rispetto delle regole, la cultura della legalità e soprattutto l'accettazione delle stesse, che noi abbiamo la necessità di valorizzare e soprattutto per ridare senso di appartenenza e identità ai nostri ragazzi. Di conseguenza le loro famiglie sono molto esteso anche da questo punto di vista a largo spettro, perché i valori legati alla legalità, ai diritti e doveri sono fondamentali. E quindi iniziamo con questa proposta di legge, perché ciò che è pubblico è nostro, è l'edificio. E vogliamo insistere con questa trasmissione di valore di cultura, perché noi vogliamo studenti e cittadini liberi. Cosa intendiamo per liberi? Liberi che siano cittadini, come ci sono diverse questioni di libertà, ma ci tengo molto a una che dice che siamo liberi quando siamo cittadini e lavoratori. Lavoratori ricoprono un ruolo pratico nella vita, ma cittadini perché abbiamo diritti, doveri e apparteniamo a una società. E su questo dobbiamo lavorare anche dal punto di vista culturale. Ecco perché la scuola si impegna in questo. In che cosa consisterà le ore di educazione civica che sono state illustrate poco fa? Partiamo dalle scuole sicuramente materna, arriveranno alla conclusione del percorso della scuola secondaria di secondo grado, ma toccheranno diversi temi, parlare di Costituzione, e poi andiamo a lavorare anche sull'educazione alla cittadinanza digitale, troppi casi di bullismo, cyberbullismo, stanno mettendo in grande difficoltà i nostri ragazzi, i nostri adolescenti. Parleremo di educazione ambientale, di rispetto dell'ambiente, parleremo di educazione alla salute e anche di educazione stradale, perché la prima causa di morte giovanile sono proprio gli incidenti sulla strada. Andremo a riprendere questi temi attraverso un percorso che verrà, ripeto, dalla scuola materna alla scuola superiore e dalla terza alla scuola primaria, ci sarà anche una valutazione. In più la certificazione delle competenze al termine della scuola media, ciclo, e al termine della seconda scuola superiore. Lavoreremo veramente con un'attenzione particolare anche alla formazione dei docenti, proprio perché all'interno delle scuole e delle classi ci sia poi un rapporto che esca e si leghi alle istituzioni e quindi a tutte le parti dell'ordine, e non diventare amici, e non essere sentiti e vissuti come amici della scuola e dei nostri ragazzi. Tanto sta dando buoni risultati e grandi riscontri sulla presenza anche della polizia fuori dalle scuole, controllare i due piani. Questo abbiamo veramente tanti riscontri, che le famiglie si sentono più sicure, più tranquille, e questa è un'altra cosa importante.
Poi sul tema invece annunciato dal ministro Fontana, il tema della disabilità da sempre è stato da subito per noi importante. Abbiamo immediatamente attivato quello che l'osservatorio sulla disabilità, che era fermo da un anno e mezzo al Ministero, non era stato mai convocato. Abbiamo già organizzato il nostro lavoro e normalmente sulla maggioranza, come dicevo prima, della disabilità molto si è sempre fatto o qualcosa si è sempre fatto per quelli che sono i disabili mentali, che sono magari la maggior parte nella scuola, ma poco per i fisici e sensoriali. Ora noi affrontiamo invece subito un tema importante come quello della disabilità sensoriale. Lavoreremo per formare i nostri docenti, ma soprattutto, visto che nei prossimi 3 anni attiveremo corsi per avere 40.000 nuovi insegnanti di sostegno certificati, all'interno di questi percorsi di formazione ci sarà anche lo studio dei segni. Quindi sarà anche questo un altro passo importante. Noi dobbiamo fare cultura, dobbiamo far vedere che ci siamo, che siamo presenti per i bisogni dei nostri cittadini, e noi lavoriamo quotidianamente con questo obiettivo, con l'idea che gli altri siamo noi. E questo ringrazio veramente tanto per il supporto e l'aiuto che ci state dando quotidianamente, ma ricordo sempre poi quello che anima, penso, che diceva Rosmini, no? Che diceva che i nostri ragazzi non hanno il diritto, ma sono il diritto e quindi vanno amati. E io lo ripeto quasi sempre, dico, quello che ci spinge al nostro lavoro, alla nostra missione, è anche l'amore che abbiamo verso il prossimo, per il bisogno degli altri e per il benessere della nostra società. Educazione civica a scuola ha anche questa valenza, non solo culturale, ma anche affettiva e emotiva, e noi la vogliamo trasmettere. Grazie. Grazie, una bellissima giornata. Siccome è così bella, io dico ai colleghi giornalisti che ovviamente non parlerò di null'altro che non dell'oggetto di cui stiamo parlando questa mattina, perché la scuola e l'educazione e l'inclusione sociale sono troppo importanti per essere superati dai TG delle 13, dallo zero virgola e dall'ennesima polemica inesistente. Avremo modo di parlarne nel pomeriggio in serata. Grazie. Dopo 6 mesi, dalle parole ai fatti, anche da questo punto di vista, la scuola è troppo importante. Rimettere al centro i docenti, gli insegnanti, gli educatori, i formatori, i bimbi e gli studenti era fondamentale in un mondo che in passato è troppo spesso stato vissuto come un serbatoio elettorale e sindacale, dove la formazione e la tutela dei docenti e l'interesse degli studenti era l'ultima delle preoccupazioni che c'erano da parte della politica. Educazione civica se ne sente parlare da anni, bla 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 bla, adesso torna sui banchi di scuola, perché da padre penso che sia incredibile e inaccettabile il fatto che venga messa in discussione la professionalità, la dignità, l'onorabilità e la serietà di chi sta dietro la cattedra. Anche l'altro giorno ho letto, io poi non conosco le vicende al di là delle violenze fisiche che sono evidentemente fuori dal mondo, di quel ragazzino che siccome ha preso 3 ha fatto causa all'insegnante. Quando io prendevo 3 dovevo preoccuparmi di mio padre, non di far causa all'insegnante. Siamo veramente fuori dal mondo, bisogna riportare il rispetto sui banchi di scuola, perché se uno impara il rispetto a 6 anni... poi quando di anni ne ha 36 probabilmente lo stesso rispetto lo riporta in mezzo alla strada, in coda in posta, al supermercato, quindi educazione ambientale, educazione alimentare, educazione stradale, educazione all'uso corretto della rete. Bello, grazie, non da ministro ma da genitore di una bimba che in prima elementare si prepara ad affrontare il corso degli studi. Sono orgoglioso che il governo abbia trovato il modo e il tempo, anche tramite iniziative parlamentari di diversi partiti, per portare finalmente, per riportare la buona educazione, la conoscenza della nostra storia, delle nostre tradizioni, della nostra cultura sui banchi di scuola. E sono ancora più contento se dalle parole si passa ai fatti per qualcuno a cui viene impedita la normale frequentazione, educazione
che hanno tutti gli altri bimbi. A volte sono molto più normali i bimbi con qualche presunta disabilità fisica, psichica o sensoriale di qualche genitore che invece si vorrebbe normodotato, che invece normodotato non è. Fra tante infrazioni europee su cui ci stanno fasciando la testa, le ultime che ho scoperto, in cui rischiamo di incorrere, riguarda i viticoltori che potano le viti, perché c'è una norma europea che ti impedisce di potare troppo la vite, perché se poti troppo la vite, in Franciacorta o nelle zone del Prosecco, la foglia diventa rifiuto e la devi smaltire non come foglia ma come rifiuto. Pensate all'ufficio complicazioni cose semplici che c'è a Bruxelles, c'è una direzione evidentemente specializzata in complicare la vita a chi vuole vivere normalmente. Ovviamente io ho dato indicazione ai nostri parlamentari del fatto che se uno potava la vite ieri la pota anche oggi, e se ci faranno un'infrazione evidentemente non possiamo che vincere le elezioni europee e cambiare questa burocrazia europea che non sta né in cielo né in terra. Però siamo l'ultimo paese che non riconosce per legge la lingua italiana dei segni. Ci sono alcuni paesi africani che ce l'hanno addirittura in Costituzione, il Gambia e lo Zimbabwe. Ecco, noi abbiamo solo da imparare da questi paesi più evoluti, più civili, più moderni, più sviluppati da questo punto di vista, e quindi è una giornata così bella per tanti bimbi, tante bimbe e tanti insegnanti, che aiutare tutti a imparare, ad ascoltare, a seguire. Chiederò al presidente della RAI che anche la televisione pubblica, che è pagata da tutti i cittadini, anche dai non udenti, sia fruibile da tutti i cittadini, anche dai non udenti. Poi magari qualche programma è meglio non sentirlo, però uno sceglie, c'è il telecomando e quindi sceglie cosa ascoltare e cosa non ascoltare. Però io penso, voglio un paese dove tutti abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quindi ringrazio veramente chi ha lavorato in questi soli 6 mesi recuperando un ritardo di 10 anni, sia per quanto riguarda l'educazione, il rispetto e la normalità che torna come materia di insegnamento e materia di valutazione, sia per quello che riguarda migliaia di bambini che spero dall'anno prossimo abbiano tutte le potenzialità che hanno i nostri figli e magari si riveleranno anche più bravi dei nostri figli stessi. Quindi sono orgoglioso che questo giovedì rimetta al centro il diritto allo studio, il diritto alla vita, il diritto, punto. E quindi permettetemi, per quello che riguarda gli zero virgola, le tasse sulle auto che non ci saranno e gli arresti di imprenditori cinesi, di parlarne dal pomeriggio in avanti. Grazie a tutti, se c'è qualche domanda su questo tema ovviamente avete chi è di massima competenza per rispondere su questo tema. Sì, però altri 2000 posti. No, perché il tempo pieno dipende anche dalle condizioni della scuola. Per attivare il tempo pieno bisogna che la scuola abbia anche le strutture per ospitare mensa, cucina, per garantire comunque poi quel periodo che rientra nel tempo pieno, perché quelle 2 ore che diventano per 5 giorni 10 ore, sommate alle 30 diventano 40 che riguardano il tempo pieno. Quindi noi le autorizziamo queste classi insieme a quegli enti che si attiveranno anche per predisporre gli istituti in grado di avviare questo tipo di scelta che le famiglie potranno fare. Io, se posso, questo, lei ha parlato di bambini e di orgoglio. Volevo chiedere se è anche orgoglioso di questa norma che è stata inserita in manovra, per la quale saltano i fondi per gli orfani dei femminicidi. L'onorevole Barbara Carfagna ha parlato, il Senato potrà migliorare eventualmente una manovra che già parte positiva. I 40.000 nuovi insegnanti di sostegno, che, su quali risorse economiche potranno contare e da quando? Spalmati su 3 anni. Sì. E cominceremo con 16.000 che saranno per il 2019. E ci attiveremo insieme alle università che hanno dato la disponibilità a ospitare questi corsi, e quindi si tratta di un'autorizzazione.
incentivi a quelle che chi le farà, i docenti proprio di curriculari, diciamo? No, non sono aggiuntive, rientrano nella, diciamo nell'ordinamento che è tuttora in vigore. Chiaramente per la scuola materna e per la scuola primaria sono le maestre. Per quanto riguarda primo ciclo e secondo ciclo, l'autonomia scolastica potrà gestire anche rispetto alle diverse tematiche all'interno delle quali verranno organizzate le 33 ore, qual è l'insegnante più adatto, ma che comunque è più aderente alla materia, ma che comunque sarà formato a sua volta attraverso iniziative che cercheranno di diffondere capillarmente e più velocemente possibile la disciplina. L'idea è partire da settembre 2019, sempre che prima deve essere la legge approvata. Grazie mille, buon lavoro. I testi invece per l'educazione civica prodotti nelle scuole saranno scelti dal ministero? I testi, non è detto che ci siano testi. Può essere chiaramente è l'autonomia scolastica, ci sono anche dei book in progress in questo momento, vuol dire lo strumento può essere anche attraverso nuove tecnologie, e quindi anche questa sarà la parte che sarà riservata chiaramente alla formazione dei docenti, che permetterà di avere strumenti adatti e anche attuali per arrivare a comunicare e trasmettere con i giovani d'oggi che parlano un linguaggio che non è quello di 100 anni fa, neanche di 20 anni fa. Scusi, l'ultima domanda, la Costituzione sarà... Sì. Sì.